quanto spendi al mese mediamente? Può variare, però siamo tra i 3.000 e i 4.500. Dobbiamo far vedere che consumiamo, no? Che siamo dei consumisti. Roma ad agosto non è un bel posto e questo non è un mistero. Quello che vogliamo scoprire invece è: ma quanto spendono gli italiani ogni mese? E salve a tutti, carissimi investitori. Oggi ci troviamo in centro città per capire quelle che sono le abitudini di spesa delle persone comuni, ma soprattutto per vedere se c'è consapevolezza sulla gestione delle loro finanze personali. E vi mostrerò anche un metodo con cui potete ottimizzare i vostri risparmi con un interesse fino al 5,34% annuo. Ora cominciamo col video. Lei quanto spende al mese mediamente? Non lo so. No, Non... non sono una persona che Che tiene traccia, tiene ok. traccia. Vabbè, no, perché ci Dipende dai sta. generi anche. Si Nelle guarda. elementari purtroppo spendo il doppio di prima, quindi minimo 600 euro al mese avendo anche i gatti, eccetera. Ah, ok, pure io fra croccantini, scatolette, eccetera. Invece per svago, divertimento, Ah, solo i 200 euro. c'è qualcosa forse di stupido cui lei non riesce a rinunciare? No. Da lei in affitto a Affitto. casa? Ok, per affitto quanto spende? 5,75. Quanto spendete mediamente al mese? Sicuro meno di 100 euro. Credo sui 100, penso. 152. Qual è la cosa su cui spendete di più? Probabilmente videogiochi. Sì. Attenzione. No, credo uscite comunque in generale. Cibo. Cibo. Quanto spendete più o meno in generi alimentari? Non tantissimo, penso 50 massimo. Cioè, comunque pure io poco. Dipende. Tipo 100 al mese. La cosa più stupida su cui spendete soldi, ma su cui non potete fare a meno. Videogiochi. Ma più stupida videogiochi, però non, cioè, ne posso fare a meno benissimo. Bracciali. Riuscite a risparmiare? Sì. Sì, più o meno sì, dai. Tecnica insane. Allora, metti 50 euro da parte ogni mese, quello è best risparmio. Questi 50 euro li investi poi o... Tu li lasci là, poi col Ok. tempo. Quanto spendi mediamente ogni mese? Di media intorno ai 200-300 euro di spesa. Quanto più o meno in generi alimentari? Facciamo una media settimanale intorno ai 100 euro. Ah. Svago e divertimento invece? Svago e divertimento durante i weekend di media da 200 ai 250. Insomma, benzina, ecco, ristoranti, aperitivi e tutto. Che lei, Vai, vai, insomma, è un qua. costo a parte. Qualcosa di stupido su cui lei però non riesce a fare a meno nello spendere soldi ogni mese. Bella domanda. È difficile da rispondere questa qui. Ma qualcosa di stupido, che ti dico? Non lo so. Non lo so. Allora, ultima cosa, se lei riesce a risparmiare qualcosa ogni mese. Ma qualcosina sì, dai. Per le Ok. vacanze, insomma, durante l'anno qualcosina si mette da parte. Lo investi anche o solo da No, faccio anche parte? dei piccoli Ah, investimenti. ok. Quanto spendete mediamente ogni mese? 60 euro. Molto contenuta, bene Sì, così. 500-400 euro. Per generi alimentari, appunto, più o meno quanto spendete? Io per mangiare ti dico 20 euro, cioè non è che andiamo spesso fuori. Dipende dai giorni. Settimane 50, alcune settimane niente. Fai la spesa per te stesso? A volte sì. Tempo libero invece? Tutti i soldi del mese. Ok. Quindi tutti e 60. Tutti e 60, tutti là. Ok. 200 euro più o meno. Poi dipende sempre dai mesi, dalle cose che c'ho da fare, insomma. Quante volte esco, quante volte non esco. Ci sta qualcosa di stupido, cioè che voi sapete essere stupido, su cui non riuscite a fare a meno di Allora, spendere? più, non è a mese, però magari ogni 2 o 3 mesi ci sta quella cosa stupida che ci spende anche parecchio. Ok, che però non è una categoria, No, diciamo, una è cosa. generale, cioè qualsiasi cosa, anche un oggetto stupido che vedo, cioè qualsiasi cosa. Ok. Se c'ho la voglia e proprio vedo, lo Vabbè. voglio, me lo prendo. Sigarette. Qualche scarpe. Ah, Cioè, spendo quindi. proprio tanto, tanto, tanto. Ok, quindi sigarette e scarpe. Sì, mo ultimamente ho un po' abbassato, però prima ne avevo un paio ogni 2 mesi. Di scarpe. Scarpe. Tu spendi? La cifra. Queste sono le mie scarpe, inquadriamo le mie scarpe. Ultimissima cosa, se riuscite a risparmiare qualcosina ogni mese. Allora, io ho fatto tutto l'anno, da gennaio fino a giugno, mi mettevo 5 euro a settimana da parte, quindi ero arrivata anche a 115 euro, cioè più che altro per l'estate mi sono tenuta Sì. qualcosa da parte, però sì, ci riesco a Ok. tenermi. Cioè, se c'è qualcosa in particolare proprio prima dell'estate che so che devo partire, mi risparmio. Solo se ho qualcosa di importante programmato da fare. È difficile che me li metto da parte perché quello che mi arriva spendo. Sai più o meno quanto spendi al mese, mediamente? Allora, sono abbastanza organizzato sulle spese, quindi sì, tengo anche due conti, un conto su cui tengo quelli, diciamo, il controllo della banca dove tengo quelli che metto da parte, e il conto invece dove tengo quelli che posso spendere. Quanto spendi più o meno? È un periodo dove adesso lavorando, faccio il programmatore informatico, prendo abbastanza bene, quindi mi sto permettendo
di spendere di più e diciamo che comunque le spese vanno su, ad esempio sto mese se guardo quanto ho speso si tratta su 1500-1600. Ti chiedo nello specifico se sai quanto spendi per generi alimentari. Tanto è dovuto dal fatto, credo sia molto personale la mia soggettiva, per il fatto che a me piace magari uscire a mangiare eccetera e spendo qualcosina di più magari nei ristoranti piuttosto che uscire a bere. La spesa alimentare, diciamo personale, è abbastanza affrontabile, anche se ci sono alcuni prodotti che per quello che costano non ne valgono. Infatti ti volevo chiedere quanto spendi più o meno per svago e tempo libero. Ci stiamo però a pesare quello che spendi per vivere e svago è sempre più quello che spendi per vivere che per lo svago. Lavori alla fine questa vita qua, lavori per permetterti il vivere, non di sopravvivere, non il vivere. C'è qualcosa che tu ritieni stupido, su cui però non riesci a fare a meno? Sì, a volte spendere troppo mi piace molto, non lo faccio per apparire, lo faccio perché piace a me, nel senso a me è sempre mancato quel qualcosina in più, quindi adesso che posso, quando sono al ristorante prendo quella cosa in più, quando sono in giro prendo quella cosa in più, essendo che ho avuto tante mancanze dovrei adesso che posso compensare, esatto, un attimo rientrare nel... Stai in affitto, se spendi per la casa? Allora, io è una situazione un po' particolare, nel senso che a volte sono a casa di mia amica a Milano, a volte prendo la casa mia a Milano e a volte vengo qua a Roma a casa di amici che ha la camera e pago la camera. Ok. Quindi sono sempre avanti e indietro. Io faccio il programmatore, lavoro da remoto, lavoro un po' dove voglio. Un consiglio, chi lavora da remoto un giorno se ne va di fuori dall'Italia, si faccia qualche anno per fuori forza. Riesci a tenere da parte qualcosa ogni mese e se magari la investi o risparmi basta? Fino a poco tempo fa che ero ancora in fase di studio, no? Adesso invece che sto lavorando riesco e ho anche diciamo dei soldi al di fuori che avevo già diciamo come patrimonio mio che sono già investiti, quindi sì, investo. Okay. Bene. Anzi, un consiglio che do è che quando si ha un capitale che è un buon capitale ma non ne hai bisogno effettivamente, investilo. I soldi fermi, bisogna capire una cosa che bisogna capire adesso importante, che un'entrata non è la strada giusta che stai seguendo, devi riuscire ad avere un'entrata principale e molte altre entrate, una che ti dà 100 euro, una che ti dà 50, a fine mese sono magari 300 euro in più, 300 euro ti tiri fuori una bolletta, ti tiri fuori un affitto e gli altri te li metti in tasca. Allora, ti ringrazio perché ci chiamiamo investitori folli e quindi questo messaggio che hai dato, cioè che non lo do io ma lo dai te, che magari sei una persona in mezzo... No, io sono di Milano quindi là va tutto un po', siamo tutti un po' dove si buttano, c'è gente che si butta anche, non buttatevi a investire senza, pensateci, non state a vedere il guru, dovete farlo per voi, consapevoli di ciò che state facendo e informatevi prima di farlo. Sapevate che esistono degli strumenti con cui potete far fruttare i vostri risparmi? Volevo infatti parlarvi di uno strumento che io reputo davvero interessante, che sarebbe il piano di risparmio di Freedom 24, che permette di ottenere degli interessi sui propri soldi. Il conto D di Freedom 24 offre degli interessi del 3,89% in euro e del 5,34% in dollari sui depositi, con interessi pagati giornalmente e avendo la possibilità di prelevare in qualsiasi momento, nel caso aveste bisogno di liquidità. Ci sono poi piani di risparmio a lungo termine con interessi ben più alti, rispettivamente del 5,99% in euro e dell'8,8% in dollari, per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Inoltre, e questa è veramente una cosa buona, gli interessi vengono bloccati al momento del deposito e rimangono invariati per tutta la durata del periodo prescelto. Tra l'altro Freedom 24 fa parte del gruppo Freedom Holding Group, che è quotato al Nasdaq e come broker è classificato come rischio molto basso. Quindi mi sento di consigliarvelo spassionatamente. Se volete far rendere i vostri soldi, trovate il link in descrizione per saperne di più sui piani di risparmio di Freedom 24. Quanti anni avete? Io 16. 18. Sapete mediamente quanto spendete ogni mese? No, non lo so. Non tieni traccia? No, no, perché vabbè, cappano i miei. Beh, dipende ovviamente dalle cose che ci sono da comprare in un mese. Poi tendenzialmente non neanche io tengo conto di quello che spendo. Sapete più o meno per generi alimentari oppure per svago e divertimento, tempo libero? Ma onestamente no, perché varia da mese a mese, adesso che è estate un po' di più, però all'incirca centinaio di euro al mese, non di più perché mantengo low budget. Ci sta. Ma sicuramente di svago e passatempi non molto, perché tutte le cose che mi servono già le ho, quindi ci ho messo molto tempo a prenderle, quindi non mi serve più nient'altro, quindi di mese in svago neanche troppo. L'unica cosa che ti trovo in cui spendo abbastanza sono Spotify Premium e tutti gli abbonamenti su internet e cose. C'è qualcosa di stupido
magari, cioè almeno che voi ritenete stupido, su cui però non potete fare a meno di spendere soldi? No, il futile, diciamo, non ci spendo soldi, cioè comunque essendo ancora sulle spalle dei miei genitori, fra poco inizierò a lavorare, fra qualche mese ti posso dire se spendo soldi stupidaggini, quello è più probabile, però adesso che comunque devono darmi soldi i miei genitori, no. Che cosa farai, scusami se chiedo? Commessa per adesso, okay. Durante l'università faccio entrambe le cose insieme. Ti posso dire che del futile io non spendo niente, perché prima di spendere soldi voglio vedere molto quello che mi serve, quello che mi serve, anche perché comprare una cosa inutile è come buttare soldi. Comunque no, tendenzialmente tutto quello che compro mi serve, quindi no, non spendo soldi inutilmente. Riuscite a tenere da parte qualcosa, se mettete da parte qualcosa? Io no, perché non ho una paghetta fissa, quindi se serve per qualche spesa i miei genitori mi danno i soldi, faccio la spesa e finisce lì. Invece soldi tipo di compleanni, cose del genere, di solito non me li danno, perché in famiglia teniamo a fare più regali fisici, materiali, piuttosto che soldi. Quindi non avendo un introito, non metto da parte quel poco che ho da parte, magari lo spendo per qualche attività, qualche uscita, piuttosto che chiedergli ai miei, li spendo, però li spendo subito. Non reggono più di una settimana i soldi che mi regalano. Va bene. Io no, a dirti, tendenzialmente quando mi entra un'entrata di qualsiasi genere, posso parlare di qualsiasi cifra ovviamente per quella che posso avere, cerco di metterla sempre più posto, di tenere un minimo, possiamo dire un fondo d'emergenza, possiamo dire, per qualsiasi cosa. E questo, quindi, è molto buono. Anche perché tendenzialmente penso che in un momento del genere, visto appunto il futuro, avendo adesso che devo finire il liceo, per qualsiasi cosa mi servirà molto utile avere questo tipo di mentalità. Quindi per qualsiasi cosa che posso avere cerco di mantenerle più salda a me possibile e di spendere solamente per il stretto indispensabile, perché per spendere per cazzate di qualsiasi tipo non mi piace. Quindi no, io fondi risparmiati ne ho, però quando serve, per esempio, di qualsiasi cosa, che servono soldi a qualcuno, li do senza problemi. Sì. Mi regalo a lei, non ho nessun problema. I soldi vanno e vengono. Non sono quello di cui abbiamo bisogno sicuramente, i soldi. Più o meno, mediamente, quanto spende ogni mese? Io? Per che cosa? Per tutto. Almeno 1.000 euro. Quanto spende più o meno per generi alimentari? 300. Svago, tempo libero? Poco. Il resto va in condominio, spese di amministrazione di casa. La casa è sua, di proprietà? Pago il mutuo. E quindi il resto va per le rotture delle varie cose, comunque sia anche degli elettrodomestici. Quindi tra mutuo e spese appunto di condominio è all'incirca 1.500. C'è qualcosa che lei ritiene stupido, per cui però non riesce a fare a meno di spendere soldi ogni mese? No. Ultimissima domanda, se lei riesce a mettere da parte qualcosa ogni mese, se investe? Diciamo così che qualcosa esce fuori, se non altro per una vacanzina, quello sì. Non sono proprio nell'astrico. Lei si imposta, diciamo, un budget mensile da spendere? No, dipende dalle circostanze, perché magari questo mese non ho spese perché ho pagato lì, ho pagato l'IMU, ho pagato tutto, poi dopo si rompe il frigorifero. Quindi a seconda di quello che rimane lo mette da parte. Perfetto. Se sai più o meno quanto spendi al mese mediamente? Varia, può variare, però siamo tra i 3.000 e i 4.500. Spendi? Sì. Sai più o meno quanto spendi per generi alimentari? No, quello no, però molto poco. Svago, tempo libero? La maggior parte. All'incirca? All'incirca 2.500-3.000. Ti posso chiedere che lavoro fai per spendere così sopra la media? Faccio il broker. Ah, attenzione. Quanto guadagni facendo il broker? Dagli 8 ai 10. Beh, complimenti. Stai in affitto? Hai casa di proprietà? Stai con i tuoi? Quanto spendi più o meno per la casa? Io adesso sto in affitto, spendo pochissimo, 4,50 al mese. Sono fuori Roma, per comodità. C'è qualcosa di stupido su cui pensi di spendere troppo, ma su cui non riesci a fare a meno? Energy drink. Inquadriamo. Riesci a mettere da parte qualcosa? Raramente. Con tutto che fai, cioè comunque che stai nel settore, diciamo. Sì. Quello che raramente riesci a mettere da parte lo investi o? Lo investo. Quanto spende mediamente al mese? Di acquisti? In generale, tutto quanto. In generale 1.500. Generi alimentari? Generi alimentari rientrano nei 1.500. Sì, ah, certo. Ok, di alimentari in 4.500. Ok, per lei? Mio nipote, per mia figlia altre 300, il resto varie spese, palestra e altre cose. Svago, divertimento più o meno? 300-400. C'è qualcosa di stupido in cui lei magari sa che è stupido, ma su cui non riesce a fare a meno, su cui spende ogni mese? Non è stupido, sono le scarpe da ginnastica. Siamo amanti delle scarpe da ginnastica, quindi io tutto in quello spendo. Riesce a risparmiare qualcosina? Assolutamente no, impossibile.
Carissimi investitori, quello che possiamo constatare è che le abitudini di risparmio degli italiani possono essere molto differenti. Quello però su cui invito a riflettere è che prima di investire bisogna prima di tutto risparmiare. E poi, se volete far rendere i vostri soldi, ricordatevi del link di Freedom24 in descrizione, che tra l'altro proprio in questo momento fino al 31 agosto è attiva una promo che, se voi depositate i vostri soldi, vi danno fino a 20 azioni in regalo, così a gratis. Lasciate un commento con le vostre abitudini di spesa. Voglio sapere qual è la cosa più stupida su cui non riuscite a fare a meno di spendere i vostri soldi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in altri video come questo, o meglio di questo, o qualcos'altro. Qua ci sono dei video, guardateli.